Federazione Italiana Cuochi è un moto al femminile di questa federazione. Rosanna Marziale è chef stellata campana, quindi giochi in casa. Grazie intanto per il tuo intervento. Di cosa hai parlato a questa platea di colleghi, di professionisti, ma anche di giovani degli istituti alberghieri? Sì, appunto mi chiedevano se volevo fare uno show cooking oppure volevo relazionare. Mi è sembrato più giusto in questa platea così importante, tutti i cuochi, non di fare lo show cooking, ma di mettermi appunto a parlare di come è nato il mio lavoro, nel senso che avendo un ristorante di famiglia, appunto sono nata a Caserta, nel ristorante, ma non era scontato che io mi appassionassi così tanto al lavoro del cuoco. Potevi scegliere un'altra cosa. Perfetto, ci sono passata però attraverso delle fasi che sono quelle di diventare prima sommelier professionista, poi ho fatto la scuola di barman, poi volevo diventare maître, quindi ho attraversato un po' tutti i percorsi della ristorazione per poi entrare in cucina. Ecco, questo ci fa anche capire quanto debba essere completa la formazione di uno chef. Oggi c'è una grande visibilità per la cucina italiana e meno male da un lato. Dall'altro lato magari i giovani allievi si fanno delle illusioni, magari diventiamo delle star, quando in realtà ci sono le figure professionali che sono altrettanto importanti come il cuoco, perché se tu fai un grande piatto stellato ma il tuo cameriere o il tuo maître non è preparato in sala, per il 50% l'hai rovinato. È tutto perso. Nella ristorazione è tutto importante, dall'accoglienza fino all'abbinamento del vino, quindi è indispensabile che ci siano dei ruoli fondamentali. Scusami, potete abbassare un po' la voce? Chiedo scusa, grazie. È un'intervista, vabbè, questa è. Scusami, tagliamo. Già, hai fatto bene. Questa è la vera realtà. Che spettacolo. Senti, un'altra domanda che ti voglio fare, non posso non fartela, essendo nella Campania una delle regine dei nostri prodotti tipici. Lavorate con un paniere che è assolutamente meraviglioso. In questo congresso stiamo parlando di pizza, stiamo parlando di dieta mediterranea. Napoli è una delle capitali del gusto italiano e mediterraneo. Sì, devo dire che Napoli, ma tutta la Campania, siamo veramente ricchi di cose buonissime. Quindi sarebbe quasi un errore non poterle mettere insieme al meglio. Quindi siamo molto avvantaggiati. La creatività poi non ci manca a nessuno, perché noi campani siamo proprio appunto conosciuti per l'enorme creatività e questo lo si vede dai tanti ristoranti che ci sono in tutta la Campania, sia stellati che no, perché qui anche le trattorie, ma anche lo street food che da sempre esiste, non dagli ultimi anni che è di moda, vengono fuori delle cose eccezionali. Quindi, un grande paniere, una grande fortuna. Viva la Campania, ma viva l'Italia.